Ha partecipato al campionato mondiale di questa specialità con un ottimo risultato, 2 medaglie d'oro. Certo, siamo molto contenti di questo risultato, abbiamo raggiunto un argento a squadre, 2 ori in gara individuale e 2 terzi posti medaglie di bronzo. Non possiamo essere che felici di questo risultato perché bravi ragazzi, un risultato veramente meritato, soprattutto per il lavoro che hanno svolto durante l'anno, stage, allenamenti extra. A proposito di allenamenti, parliamo con un altro dei maestri che ovviamente ha partecipato attivamente affinché si vincessero 2 medaglie. Che tipo di allenamento fanno questi ragazzi e ragazze? È un allenamento completo, diciamo, si allena tutto, addominali, braccia, gambe, quindi veramente è un allenamento che da 6 anni in poi, fino ai 40 anni, 50 anni, si può sempre praticare. Quante ore al giorno questi ragazzi si allenano per poter arrivare a questi risultati a livello mondiale? Il livello è, diciamo, su 4 allenamenti settimanali di 1 ora e mezza ad allenamento, diciamo, il minimo. Poi è chiaro che qualcuno anche il 5º allenamento. E passiamo adesso al titolare, il proprietario della struttura, Franco Del Prete, il quale ha messo su appunto questa struttura che permette a questi ragazzi di allenarsi e poi di avere dei risultati eccezionali. Medaglie d'oro non se ne vedono tutti i giorni. I risultati si hanno grazie a dei bravi maestri. E infatti vediamo che i risultati che hanno avuto, 2 medaglie d'oro e 1 d'argento. E speriamo sempre che questa cosa cresca sempre di più. Infatti stiamo cercando di far venire più ragazzi possibile, proprio per cercare di toglierli dalla strada, perché questa è un'attività che li tiene proprio a tempo pieno. Quindi lo sport come connubio per far sì che i ragazzi non vadano a fare altre cose meno belle? Sì, perché qua si divertono, giocano, fanno di tutto, fanno, c'è amicizie tra amici, stanno benissimo.